mamma mia. Allora, no, poi siamo qua, ritornati con Ryan, sì, con Violet, con Zoe, con Angelo, con Cruz. Oh my god! Ryan, vedete ragazzi, lui ci è venuto a fare un saluto, perché ogni tanto... E facciamo capire non che appunto siamo ancora in buoni rapporti. Dato che evidentemente se uno smette di registrare con una persona non è perché magari, non lo so, ha una vita o ha un lavoro. No, è perché dobbiamo litigare. Non, le persone non funzionano così, ragazzi, sì, ok? Invece, sì, abbiamo litigato, io e te, in questo momento, per sempre. Non penso. Ryan, dai, non fai finta di niente, così rilasciamo la tua famiglia, va bene? Ryan, hai capito? Ryan, se continua a parlare, vedi che ti minchia. Ah sì, sì, siamo amici, a voglia se siamo amici. Ma... Va bene, ok, va bene. Ah, dai, da sinistra a destra, come al solito, gruppo, mi raccomando, inizia tu. Vai, Luco. Vai. Giona, no, smetti di guardarmi, Zoe, sei brutta in culo, girati dall'altro... Che cosa? Dai, Zoe, smettila, per favore, che poi lei eri. Dai, Crucco, vai. Beh, non ho mai ballato davanti lo specchio. Manco io... No, A voglia! Mamma mia! Regà, però non si possono dire bugie. Io non so ballare. Io pure ho fatto l'elicottero davanti allo specchio, quindi penso che... Non conta. La danza dell'elicottero. Ma l'ho letto tutti i giorni, tipo. Ah, vai, sì, tu tutti i giorni? Ma, ovvio, che balli? E che balli, la Macarena? Può essere, magari stavo per dire che il ballo è lap dance. Eh? Oddio, assurdo, vorrei dire adesso. Vai, allo specchio, sì. Ok, ragazzi, non ho mai fatto finta di conoscere il testo di una canzone mentre la cantavo, tipo quelli che cantano e dico sì, sì, lo conosco il testo. Tutte le volte, io ogni volta che esce un TikTok di tendenza, praticamente. Ma chi è che sta cantando in spagnolo, raga? Ma facciami serie, dai, porca me. Ma veramente voi credete che le persone che fanno il TikTok in spagnolo uscito 2 secondi fa la sanno tutta a memoria la canzone alla scuola? Voltano. Io so cantare in spagnolo. Dai. Io tengo un mocco, lo sacco poco a poco. Vabbè, comunque. Dai, okay. non ho mai. Cosa? Dillo, parla. Non ho mai guidato la moto, bra. Niente. Bene. Raga, finora manco praticamente io ho fatto tutto quello che hanno detto loro. Ottimo. Perché ho fatto l'esperienza della vita. Avete ragione, devo stare a casa a girarmi i pollici. Fatti, vediamo. Non ho mai preso un treno low cost. Ma che cazzo vuol dire? Ma che non esiste? Ho sempre preso i treni quelli che costavano dai 100 euro in su. No, quelli tipo business class, quelle robe lì. Quanto ti hai mai visto? Quindi non hai mai preso il treno per le persone normali. Non hai mai preso un regionale? No, vero, con Crucco l'ho preso. È vero. Non ho mai azzannato il culo di una ragazza che non conosco. Vabbè, nessuno l'ha fatta. Ma cioè, scusa, ma quindi completamente a caso? No, c'è un'amica, dai. Niente. Avete capito? Un'amica? No. Non ho amici, amiche. Zoe, tu non hai mai toccato il culo di una tua amica? Ma io ti ho detto azzannato. Appunto, tu hai detto azzannato. No, azzannato volevo dire toccato. Io cioè pensavo con i denti, proprio. No, con le mani, con le mani. Con le mani? Con le mani? Forza, dai. No. Ok, bene. Vai, andiamo, vai. Tocca a me. Io non ho mai sbirciato il cellulare di qualcuno senza il loro consenso. No, ma già l'abbiamo fatto tempo fa questa qua. L'abbiamo già fatta questa. Io non ho mai mostrato effusioni molto affettuose con qualcuno ad qualche evento, tipo i Comic Con, queste robe, senza che conoscessi molto benissimo questa persona. Ma che stai dicendo? Oh, parla puttana. Vabbè, io ascolta. Io non ho mai, mi sono mai scambiato effusioni con qualcuno conosciuto ad un Comic Con da poco tempo. Ma che significa tipo quando che vi abbracciate? Peccato me al Comic Con, dai, insomma, per favore. Vabbè, ok. No, bene, anch'io, cioè, onestamente neanch'io. Se io non conosco la persona, non è che... Esatto, sì, vabbè, quello se lì. Non conosco la persona, spacchio mio. Che conosco uno, la prima cosa gli faccio è una toccata di culo, limonata fast e poi... è la cosa tipica. Tutti quanti, immagina se veramente tipo fossimo in un mondo in cui veramente... le persone per salutarsi devono limonarsi tra di loro. Ma non è quanto è male. Molto inquietante. L'herpes a tutti. Dai, forza. Ci rientra anche il fatto che ti facciamo quelli con scritti abbracciami e tu non sei andato ad abbracciarlo, No. Tipo che c'è no... Mai. Ma che no, ma che siamo pazzi? Magari è sudato. Vai, Ryan. Io no, ma visto un film di Caccozzolone per intero. Ma papà l'ha ammazzato, scusa. Manco io. Che cavolo. No, mi è capitato. Vai, Rucco, vai. Non ho mai cercato gli occhiali mentre li ho già addosso. Beh, non io ho resto occhiali. Fermo.
Vabbè, da ok, ecco. Vai, vabbè, io purtroppo sono un po' schizofrenica quando vado. Ma perché l'hai mai cercato il telefono con la torcia del telefono cercando il tuo telefono? No, quella roba è assurda. No. È successo anche quello. Comunque, non ho mai riso talmente tanto da farmi uscire tipo qualcosa che stavo bevendo dal naso. Ah, meno male, neanche io. Invece sì. Mi sta uscendo qualcosa da sotto in realtà. Vai, che schifo! La cacca. No, mi stavo pisciando addosso. Dai, Zoe! Sì, allora, non ho mai... Devi andare avanti, capito? Ho capito, altrimenti ti lascio quella cosa che avevo fatto tanto tempo fa, Zoe. Ah, sì, e dove? Dove è successa questa cosa? Sbrigati. Allora, non ho mai... Dai, per sbriser, non ho mai colorato i capelli di biondo. Che cavolo. Ah. No, non è vero, l'ho fatto. Aspetta, l'ho fatto, tornate indietro. Ma infatti, what the f- no, vai, ti sono indietro. Vai, Zoe. Non ho mai indossato una felpa blu, dai. No. Ma già questa sergia l'abbiamo fatta. Stiamo riciclando continuamente. Mi pare la Bungie, una nuova. Basta. Non ho mai preso un elicottero che si è andato a schiantare contro un palazzo. Sì, che vabbè. Cavolo. Non ho mai chiuso la porta di casa per poi pensare che in realtà non l'avessi veramente chiusa. Non ho mai chiuso. Cioè, questo per te è divertente. Oh. Non ho capito. Ah, yeah. No, non ho mai chiuso la porta di casa. Semmai non ho mai chiuso la porta di casa con le chiavi dentro. Con e sono rimasto un culato fuori. No, io no. Pensa, no, era vuol dire tipo, ad esempio, quando tipo vi dimenticate che ti viene il dubbio. Sì. Ma io l'ho chiusa la porta di casa. E tu ne andi a controllare. Esatto. No, all'università sempre. No, con la porta di casa no, con la macchina sì. Sì, io ho risolto questa cosa facendo una giravolta. Quando chiudo la porta faccio una giravolta, così mi ricordo 360. Poi ho fatto una giravolta. Brava, psichiatra. E gentilmente ti scopri da solo. Grazie. No, vai, però queste cose. No, che ho scoraggiato. Chi? Io. Vabbè. Che schifo, Ryan, ti prego, fallo pure con me, però. Vai, che schifo, fai tu. Tocca a me, io vai. Non ho mai diffuso una news che poi ho scoperto essere falsissima. Eccomi qua, ragazzi. Cosa hai fatto falso, Elox? È una roba di League of Legends che avevo letto. E poi subito dopo, a fine video, era: ah, ma guardate, mi soppia per culo. Io ormai già avevo detto a 10 persone. Bravo Elox. Ottima veramente. Vai, Ryan. Io non ho mai... Era tardissimo comunque. Erano tipo le 4 di notte. Ma c'è una ragazza. No. Non ho mai scopato. Andato a mare. Vabbè, dai, vai. Allora, scusa, non ho mai spento una candelina soffiandoci sopra, sempre con le dita. Ma che cosa? Sì, vabbè, a tre anni con le dita, ma spegni la candelina. Vabbè, è più possibile che... Sì, a tranne lui si mangiava le candele. Ok. Vai, io ho veramente paura. Non ho mai fatto inalare a qualcuno le mie scorregge. Ma io ma le che hanno fatto con il coso, con no. Ma poi, ma che problemi hai per non fare una cosa simile? Guarda che si fa uno scorreggione addosso al tuo migliore amico. Vai, Alex. Certo. Non ho mai tirato una musata contro una porta di vetro pensando fosse aperta. Ma neanch'io. Oddio. C'era da aspettarsi. Non voglio parlare. Cioè, ragazzi, avete visto la porta di vetro? Avete fatto pum. Però l'ho fatto con una zanzariera. Quando ero piccolo mi sono messo a correre pensando fosse aperto. Invece c'era la zanzariera, ma la sono portata tutta dietro. Mamma mia. Che casino. Vai, Violet. Ah no, io. Come vai, Violet? No, Zoe ha vinto. Sì. Io non ho mai non mi sono mai classificato su League of Legends. Ma questa la vedo un po' personale comunque. Che io? Violet, mai? No, ok, Ryan, io non gioco LOL. Bene, vai Ryan. Manca Violet. Violet. Oddio. Vabbè. Così per dire. Dillo. Dio carissimo. Dio benedetto in cielo in terra. Male. Se no arrivava la polizia cristiana. Sette. No, non si è male. Avemus papa. Dai. E io non ho mai dormito con una lucetta. Perché avevo paura del buio. Dopo i 18 anni. Dopo i 18 anni? Quanti anni c'hai? 17? Non so. Ne ho 82. Ma ieri.
a 17 ultimo giorno con la lucetta a 18 spenta. Finito. Sì, 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 ormai sì, sono adulta. Ormai sono adulta. E poi senti il mostro. Ehi, ti mangio. Il mostro del culetto, no? Cosa? Come il mostro del culetto? Vai, no, aspetta, ma che tipi di mostri è? Vai in casa, vai. No, il mostro del culetto è quello che ti rincorre mentre stai salendo le scale e più ti vuole pizzicare le chiappette. Vabbè, pizzicare le chiappette, dai, che fa? Ok, vado avanti. Vai, Ryan. Chi? Ryan, vai. Io non ho mai mangiato una pizza pistacchiosa. Una mai? Una signora pizza, Che cosa? Mai. Te l'ho detto. Vai, te Ryan, vai. Ma che vediamo, pizza siciliano sei? Vediamo chi bingo, aspettate. Cinematica, faccio la cinematica. Vai, Ryan. Io? No, Ryan, non lì. Andiamo indietro. Io? Oddio, non so se ce la faccio. Non so. Io non ho mai finito una serie TV. Vorrei finire una stagione in un giorno. Le mestruazioni, non ho mai avuto il ciclo, che sono la stessa cosa, ho vinto facile. Ok, grazie. Andiamo. Bene, ragazzi, adesso ricominciamo, ma al contrario. Non sei andato? Non ho mai finito una partita a Monopoli. Vamos. Ma neanch'io. Che falliti, Marco. Rox e Crook, incredibili. Hanno una voglia incassata. Monopoli. Vai, Alette. Alzo il Monopoli, guarda, è risico. Non mi sono mai messa a raccontare una barzelletta per poi mettermi a ridere e non riuscire completamente a finirla. No, quindi non ho capito, non hai mai smesso di fare una barzelletta? No, ma questo qua è drinkito, io non ce la posso fare. Perché è la seconda volta che mi devo spiegare. Allora, non ho mai raccontato una barzelletta che non è riuscita a finire perché si è messa a ridere. Ma vuol dire che hai raccontato una barzelletta di merda, chi? Non ho capito! Ragazzi, io non lo potete spiegare! Mamma mia. Va bene, non ha mai, quindi... Ho capito. Vabbè, dai, non mi fai fermo, fai così, vada. Oddio, il cuore mi ha preso. Ok, vai, continua, andiamo avanti. Ma Spreezer, il cuore non è quella forma. Sì, te baciami. Il cuore... Io il turno. Vai io. Ah, è alzato la testa e per bere la pioggia. Ma perché cazzo? Che ha fatto una specie di haikao. Non l'ho mai fatto. È perché lei perché voleva assaggiare la pioggia. Perché lei ha fatto così e poi ha fatto a Zeus. Non penso di aver fatto così. Mi sei veramente goduti la vita. Se state vabbè, tranquilli che adesso mi muovo. Vergogna. Sei zitta che tu sei quella che si beve il piscio del cane. Ecco. Sei tu. Guarda. Io non voglio più stare qui. Mi costringo dalla mia famiglia in ostaggio. Ah, sì. Mi raccomando, Sword, taglia questa parte. Ma lei deve rimanere con noi. E noi dobbiamo sapere che è in ostaggio. E il nostro gioco qua sotto. Vero, Violet? Vero che sei qua sotto. Sotto la scrivania è dentro il puff. Vai. Non ho mai esitato a scappare da situazioni cringe. Anch'io. Sono sempre stato molto bene. Vai, Alox. No, ormai non è quello. Troppo polite. Ma tu cazzo, andate avanti voi due. È il giusto. Ma due, questa tre. Vai, Alex. Allora, visto che prima qualcuno mi ha attaccato, rispondo all'attacco con non ho mai shoppato più di 500 euro su Valorant. Dai, e non provare neanche a azzardare la parola che quando è uscita la beta te sei preso pure azioni da Riot and Herald. Vabbè, esageriamo. Ok, vai Crucco. Non ho mai fatto un incidente o anche un piccolo incidente con la macchina. Ma anche questa miratissima, cioè... Alox. Incidente è con un'altra persona. Va bene, andiamo avanti. Il muretto, la colonnina. Ma che significa il muretto? Sono cose che forse è meglio che molti di voi non sappiano. Io ho fatto cose che davvero le persone non sanno che in realtà sono un criminale. No, sto scherzando. Però voglio dire, cosa hai fatto? La domanda è fatto, tu l'hai fatto tu l'incidente, non se stavi dentro l'incidente. Ah,
No, 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 beh, l'ho causato, no, vabbè, generale, ho pigliato un muretto perché mi è entrato un insetto dentro la macchina e ho preso il muretto. Ma che stai a dire? Sì, vai, Rucco. Perché vuoi che mi abbia nel suo server? Vai, Ryan, vai. Stai zitta, Violet, io... ti ho detto di devi stare zitta, altrimenti oggi non mangi. Vai, Ryan. Okay. Io non ho mai lasciato Violet a digiuno. Ma che cazzo? Neanch'io. 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 Neanch'io ho lasciato a digiuno. Vai, vai, Violet, rimani ferma, io... sappiamo che qualche passo l'hai saltato, dai, su, forza. Ma io non ho mai saltato qualche passo a me stessa. Ah, allora, va bene, dai, fammi. Io non mi sono mai, non ho mai digiunato me stessa, non so. Vai avanti. Io non ho mai finito per intero un film horror. Ma dai! Una delle persone più noiose al mondo. Vai al circo adesso. Vai, brava, fa due giretti con le palle in mano e fa. Perché è troppo, cioè fa troppo male, perché ti senti un po' attratta magari anche in versione sessualmente dal che ma chi, oh, che cazzo stai parlando, Ryan? Vabbè, ok, vado io, vado io, no, no, se per quello l'avrei dovete finito, dovete lasciarmi parlare, altrimenti nessuno di qua mangia. Voi dovete, vai indietro. Allora, non ho mai non ho mai messo un dito in bocca a un mio amico mentre stava sbadigliando. È capitato. No, mi fa che schifo. No, no. Sarà un'altra. Tu che cosa hai fatto? Cioè, l'hai messo in bocca a chi? Io ci ho messo a Flavio. No! Ma nessuno conosce Flavio. È inutile che dici a Flavio. Nessuno Ma vedi che lo conoscono tutti quanti. No, ragazzi, sì, siate in questo storico con me. Se conoscete Flavio, ditemi sì, io conosco Flavio. Ok, va bene, vai, Zoe. Ah, tocca a me. Allora, non ho mai caga sburrato. Ma che schifo! Ma no, non è una cosa vera! Dai, su, rimanete fermi. Come serio? Vale, per almeno, dai, adesso per fuori, soprattutto tu dovresti stare fermo, dai. Vai, ma allora, che vuol dire? Vai, per favore, vai, allora. Non ho mai scambiato il riflesso tipo di una finestra o uno specchio per una persona. Non hai mai visto quella gente, oddio, quei posti tipo dove stanno gli specchi a muro e sembra che continua tutto per dritto, invece poi c'è lo specchio, no, e magari no, no, parlando a persona invece stai parlando di riflesso. No, quella roba è veramente da psicopatici. Vai, Crucco. Non ho mai fatto una foto con flash, sì, in un momento inappropriato. Che vuol dire? Ma no, neanche io. Ti volevi fare i fotini ai piedini di una persona e se ne accorge. No. Ma e no, quella volta quando ho fatto la fotina ai piedini, guarda che mi sono accorta. Chi? Ma che ti sei... È colpa mia, okay, scusate. Sta parlando con Crucco, meno male. Ok, vai. I piedini fanno cagare. Vai, Ryan. Stoppa Crucco, no, stoppa Crucco. Non ho mai... Se lo fai... Che fa Crucco, sempre. Niente. Non ho mai suonato... Fatto la cosa di Ciubecca. Quanto sei noioso. Non mi sono mai fatto una siciliana. Vai, potevi dirlo. No. Vai, Alex. Neanche io ho mai fatto un corno vichingo. Sapete cos'è un'altra cosa che non ho mai fatto? No, 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 ferma. Che cosa hai detto? Non ho mai suonato un corno vichingo. Ma quello che ho detto Ryan. Ah, ok, va bene. Esatto. Io non ho mai mangiato qualcosa che apparteneva a qualcun altro e quindi non avrei dovuto mangiare. Dai, succede. Io chiedo sempre per me. Oddio, devo fermare Zoe in qualche modo. Ferma, non ho mai succhiato un cazzo. Niente, è toccato in avanti. Violet è ferma. No. È andata avanti. Non ho mai toccato una figa. No, aspetta. Non ho mai leccato una... non ho mai... No, cosa? Cosa? Non ho mai... Queste affermazioni sono wild da parte sì, tua. Sì, sono veramente wild comunque. Ma che sarà? Ma che cacchio c'ha? Non ho mai... No, io non ho mai buttato... Allora, fatemi parlare, stronzi. Non hai mai inzuppato il biscottino, dai. No, credo che... Non ho mai... Che cazzo hai fatto tu, Sbrizer? Non ho portato mai Lucky a prendere due aerei. Vaffanculo. Beh, dai, ha detto. Oddio, bene. Vabbè, ragazzi, io spero che questo video del non ho mai vi sia piaciuto. Aiuto. E ci becchiamo in un prossimo video. E mi raccomando, se lasciate like adesso, sarà ogni un pasto per Violet. Ci si becca. Bella. Stai zitta, Violet. Adesso andiamo in doccia, nella doccia fredda. No, 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 no